Un saluto a tutte le persone che ci seguono e a tutti quelli che hanno la passione per la ricerca storica. Oggi riprendiamo il nostro percorso di videoconferenze. Messo in sospeso per un po' a causa di problemi di connessioni internet causati dalla compagnia telefonica. In questa puntata abbiamo nuovamente con noi Massimo e Michele Guerrieri per esporre la sua opera Ciao. Nuovo Ordine Mondiale, disponibile in tre volumi e nove capitoli singoli. Oggi è la sesta puntata e parleremo del capitolo quarto, Gli Illuminati e il Council on Foreign Relations CFR. In questo capitolo, Massimo Michele Guerrieri analizzerà aspetti degli Illuminati e del potentissimo Council on Foreign Relations, analizzando le relazioni tra queste due organizzazioni, la prima segreta, la seconda pubblica, e altre società segrete come la Skull and Bonds e il Palladismo, come possibili sovrastrutture massonica super segreta. Non mi dilungo oltre e diamo un caro saluto a Massimo Michele Guerrieri. Ciao Massimo, come stai e come va in Tanzania? Ciao, ciao Cristiano, la primavera continua, quindi dovrei dire va bene, benissimo, grazie. Tempo fantastico per il momento, non è troppo caldo, il tempo è sempre stato stabile. Ecco, da quando sono arrivato, come ho detto, è come se fosse sempre primavera: ogni tanto piove due goccioline, è sempre ventilato. Uh, temperatura 29-30 gradi ma non si sente perché è caldo caldo umido uh, caldo scusate caldo secco uh, eh, approfitto per per, eh, per dire due, una cosa veloce eh, che io sono anche promotore del piano B non so Cristiano se ne ha mai sentito parlare poi magari un giorno dedichiamo un po', un po di spazio anche a questa cosa piano B è il piano che prevede per coloro che vogliono lasciare l'Italia anche per un breve periodo di poterlo fare mettendosi in contatto con me naturalmente a determinate condizioni. Quindi, se magari qualcuno è interessato, a, 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 è curioso, interessato a trovare un'alternativa, viste le situazioni che c'è adesso in questo momento in Italia, mi può sicuramente contattare. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, mmguerrieri chiocciolaiaco.com. E io gli do un po' di informazioni. Poi c'è tutta la procedura da fare. Comunque, mi fermo qui adesso, non voglio. Mettere troppo carne al fuoco. Allora, ritornando alla domanda, che hai, eh, quella sarebbe un po' la domanda no eh, eh, iniziale. Allora, dunque, vediamo un po' di riordinare idea. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo come primo video del quarto capitolo della trilogia Il nuovo ordine, che ho scritto sul nuovo ordine mondiale. Eh. La trilogia è stata pubblicata già da un po' di tempo fa su Amazon, sono abbastanza contenta. La potete anche scaricare se volete dal mio sito a menteaperta.net. Il, il formato ebook è disponibile. Allora, diciamo che oggi parliamo degli illuminati e di, del Consil on Foreign Relations e parliamo di una conferenza tenuta. Da questo autore che vedete si chiama Mr. Fagan. Myron Fagan si dovrebbe vedere, no? Sullo schermo. Lui era è stato molto popolare a Broadway eh, negli anni 30, 40, 50. Ecco, molto famoso. Ha scritto tanti, tanti show, tante commedie, eccetera. E lui si è accorto che lavorando a Broadway anche a Hollywood. C'era questo gruppo di persone ehm, che poi è stata chiamata la Hollywood Rossa di Hollywood Red, che erano tutti comunisti. E lui fece un, una lunga ricerca, approfondì eh, molto tutto il discorso, tant'è che ci fu poi una, una sentenza, un giudice li mise quasi tutti in galera, cioè li, 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 li riconobbe. Come responsabili di una vera cospirazione, addirittura di respirazione comunista. Queste cose non si sono forse mai sapute in Italia. Però c'è una sentenza di un giudice, conto, erano più di 400 persone, immaginate, sarebbe stato uno scandalo mondiale, no? Invece non, non si è quasi mai saputo niente, ecco. No, se... Questa è la sua conferenza, nella, nella, quale, ecco, nella quale lui dice tante cose. Ora non ci sarà forse tempo di vederle tutte, perché parla anche della prima, della seconda guerra mondiale, della rivoluzione russa, di chi c'è dietro, cose interessantissime. Che chi compra o scarica il libro si può leggere con tranquillità, però, per ritornare appunto all'Illuminati e al Council on Foreign Relations, c'è da dire che gli Illuminati sono questo ipotetico gruppo ordine segreto. È costituito in Baviera da un signore che si chiamava Beishaupt e che nel corso, poi ed è, ed è un diciamo un circolo segreto, eh? ufficialmente segreto cioè segreto di cui non si sanno i nomi, non si sa, non si sa, non si sa, si sa poco niente. E poi invece c'è il Consul on for Relation che è un Organizzazione, un consiglio, quindi un consiglio di persone che si sono riunite uh, alla luce del sole, tutti possano andare a vedere nomi e cognome, eccetera, a un certo punto della storia, mi sembra intorno al 1920 in America, e che piano piano uh, ha acquisito sempre più potere e secondo quest'autore, Mr. Fagan, rappresenterebbe il, gli illuminati in America. Che gli illuminati cosa sono? Sono illuminati, sono tutto, tutto e nessuno. È difficile capire chi sono gli illuminati no? eh, al giorno d'oggi. Però, sicuramente sono gruppi, chiamiamoli come vogliamo, presenti, presenti nella politica, presenti nel lobby, presenti nella massoneria, che sono quelli poi che decidono chi è buono e chi è cattivo, chi deve fare soldi e chi non deve fare soldi. Ehm, eccetera eccetera le varie politiche no? di, di qualsiasi ordine, tipo sociali, economiche finanziarie, sono loro che decidono tutto diciamo rappresentate anche dalla, dalle corporazioni, quelle che si chiamano corporazioni multinazionali allora la risposta io te l'avrei data, ora poi vediamo anche dopo il discorso della Schole Bonds. praticamente si parla della, di, un, di uno spiccato, della, spaccato scusate, della storia americana Quasi completamente sconosciuto in Italia, perché ricordo che gli autori che io presento eh, in questa trilogia, che sono più di 100, credero o non credero, non ci credevo neanche io, sono più di cento, i più importanti sono sicuramente molti ancora vivi, sono circa 15-20, molti sono morti, però questi sono erano spariti, no? Dalla da, da, da letteratura, anche da Inter, grazie a Inter, sono rispuntati fuori, io me li sono scaricati, ci ho lavorato sopra, ho selezionato quelli che ho ritenuto gli autori più importanti con i miei limiti, perché io cioè, non sono uno storico, io mi sono messo lì per passione, come fai te, per divertimento, mi sono messo lì a spucciare tutte queste cose. Pian piano, essendo in America, naturalmente sono stato favorito perché se non sai l'inglese non metti insieme niente, assolutamente niente. E, 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 e quello che è venuto fuori è, 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 sono, sono questi articoli che ho selezionato da questi autori. Ecco, mi fermo qui per il momento. Hai fatto un ottimo lavoro, come sai io uh, spingo sempre alle visioni dei tuoi video e a comprare la tua opera perché poi lo ritroviamo riscontrato in tante altre situazioni quindi hai fatto un eccezionale lavoro di raccolta ripeto, tutto quello che tu hai scritto lo ritroviamo in piccole parentesi in vari libri e tu hai fatto un bel lavoro di riunione comunque senti, la prossima domanda ehm, vorrei sapere se ci sono dei nomi precisi su quali sono le società pubbliche e quelle segrete legate agli illuminati e al CFR allora, possiamo dire così, eh, queste sono organizzazioni, possiamo dire, transnazionali, eh, sono presenti in tutto il mondo, quindi evidentemente sono presenti un po' in tutte le strutture sicuramente eh, istituzionali delle varie nazioni, politiche, economiche, finanziarie, sociali e di qualsiasi ordine tipo. Um, in America, eh, secondo quest'autore qui, Mr. Fagan, eh, il, il, il CFR rappresenta gli illuminati. Ora, secondo me questa è una posizione un po' forzata, devo essere sincero, sono più d'accordo in linea con quanto dice Anthony Sutton, eh, che dice che all'interno degli illuminati sono presenti, eh, alcuni membri che fanno parte anche della Skoll and Bones, alla Yale University, famosissima, chiamata anche The Order, che sono effettivamente quelli che poi alla fin fine ne determinano le politiche, le scelte. Ecco, sono più propenso a pensare che alla fin fine il Council on Foreign Relations sia insomma questo grande gruppo che, che ha la finalità di controllare i media. Eh, i media americani, molto importanti naturalmente nel determinare l'opinione delle persone, e avevano proprio come obiettivo quello di, eh, quando furono finanziati, inizialmente furono finanziati anche grazie ai contributi di Rothschild, eh, teniamo sempre presente che i grandi banchieri sono sempre presenti dietro a queste grandi organizzazioni, perché organizzare queste cose ci vuole tanti soldi, Tanti, tanti, tanti soldi, tanti e ce li hanno solo loro, <ride> in un certo senso, solo loro potevano fare e possono fare queste cose qui. Ehm, ecco, a, an, hanno iniziato a finanziare proprio con l'obiettivo di creare un gruppo che doveva piano piano, an, negli anni, controllare tutti i media. Quindi parliamo della carta stampata, della radio, uh, dei publisher, cioè di chi stampava libri e che prima erano quasi tutti fino agli anni 40, 50, quasi tutti indipendenti, tante volte piccoli editori completamente indipendenti che infatti pubblicavano tutto, qualsiasi cosa rite la, 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 la ritenevano uh, idonea, veniva pubblicata indipendentemente dalle idee politiche, schieramenti, eccetera, eccetera. Ora piano piano, nel co co corso degli anni, e questo ve lo posso dire io perché ci ho viss vissuto 21 anni, no? In America e l'ho anche un po' vista cambiare in questi anni: 20 anni sono tanti, effettivamente, loro controllano tutta, tutta i media, sono praticamente come se fosse, se fosse già un pensiero unico. Ecco. E, ehm, quindi, poi, per completarti la risposta, posso dirti però, che di organizzazioni potentissime e in parte a noi sconosciute ce ne sono tantissime, sono probabilmente più di 10-15 e molte delle quali sono ancora segrete, cioè non se ne sa ancora nulla. Ora poi te, te ne parlerò di un'organizzazione di questa, di cui in Italia, nel mondo, no, non si sa assolutamente niente. Sai, c'è stato un massone che ha scritto un libro famoso in cui ha parlato delle orologi. Io non ho trovato nessun riferimento, tutto rispetto, io non ho trovato nessun riferimento storico uh, riguardo alle orologiche, magari che, può darsi che siano anche cose nuove che si sono costituite, ma non sono quelle cose veramente importanti, i motori che muovono le cose. Ecco, ehm, una di queste approfitto per dirtele perché mi hai fatto la domanda, no? quindi potete dare la risposta in maniera un po' dettagliata. Una di queste. Probabilmente una delle più importanti e segretissime. Proprio ieri l'ho uh, postata su Facebook per vedere quelli, la reazione delle persone. È una, è una delle cose più importanti che è presente nella trilogia. Naturalmente non ho fatto commenti nessuno, no? non è stato nessun Fai posti qualcosa sulla Juventus o sul Mila sull'inter, ti ricevi 10, 15, 20, 30 commenti che non, non servono a niente a nessuno. Dici una cosa fondamentale che bisognerebbe <ride> sulla quale bisognerebbe ragionare, pensare, studiare, approfondire, eh, no? chiedere soprattutto, e eh, eh, no, eh, no, eh, non interessa niente nessuno cristiano e questa è la ragione per la quale <ride> ci vacineranno tutti e dovremo dovremo fare la fine dei polli allora ti parlavo, a par ti parlavo appunto di questo gruppo allora io ti leggo così siccome faccio parlare il mio autore nessuno mi dirà che parla vanvera perché un altro problema degli autori improvvisati di oggi è che a parte che non leggono nemmeno l'inglese e quindi io non capisco da dove trovino tutto il materiale che pubblicano, ma poi non citano mai le fonti. Allora, a chi ci ascolta? La cosa. Io vi fate una di queste persone, ascoltate bene se cita qualche autore importante, di rilievo, perché se non cita mai nessun autore, questo è un altro intrattenitore che è lì solo per intrattenervi, non per informarti o per educarvi. Eh? volevo precisare anche questa cosa. Allora leggo, da pagina 21 del capitolo 4, l'Illuminati, il Consul, Foreign Relations, <coughs> mister eh, Margiotta, Domenico Margiotta, è stato un 33 che ha fatto parte del rito scozzese negli anni 50, 60, 70, fedele a Federico II, lui era siciliano, eh, militare quindi un militare è stato però era all'interno della massoneria e, e dice nel suo libro famoso che poi è sparito dalla circolazione l'ho recuperato io scaricato da internet ricordi di un 33 dice infine i due grandi capi segreti si riferisce a Mazzini e Pike completarono l'organizzazione dell'alta muratura istituendo quattro grandi elenchi generali, non tre come dice mister Fegan, metta tra parentesi, si deve essere sbagliato, che poi lavorarono per raccogliere le informazioni in funzione dell'azione politica e della propaganda dogmatica. I quattro grandi consigli supremi che per la mia ricerca sono ancora esistenti sono per il Nord America, Washington DC, per il Sud America, Montevideo, per l'Europa, Napoli e per l'Asia e l'Oceania, Calcutta. Successivamente fu creato un Consiglio Supremo succursale per l'Africa, istituito a Port Louis, nelle isole Mauritius. Dopo la morte di Mazzini, il capo supremo, quindi Pike, costituì un repertorio amministrativo sovrano universale. La cui sede fu fissata a Berlino, che nella gerarchia giunge dopo il repertorio esecutivo sovrano, che io scrivo tra parentesi, che dovrebbe essere ancora oggi a Charleston, nella Carolina del Sud, grandi consigli supremi. Ora io mi fermo qui, è un po' difficile da capire, però praticamente sono quelle che oggi si chiamano le sovrastrutture, no? le alte gerarchie è dove veramente si decidono le cose importanti che purtroppo e approfitto anche per, per, per chiarire un punto fondamentale ascoltando i miei video o leggendo il libro in alcune parti si può pensare che io ce l'abbia con i massoni cosa o oh, la massoneria cosa completamente falsa il mio avvocato a Firenze era massone, il mio uh, uh, notaio a Lucca fa parte dei cavalieri di Malta e poi potrei continuare, ho amici massoni, io non ho niente contro nessuno, anzi io sono un uh, supporter della vera massoneria, cioè di tutti coloro che sposano un'idea, un ideale e la perseguono con coerenza per tutta la vita. Cioè io non ho niente da, da contestare a chi si dichiara comunista o fascista e coerentemente con l'ideologia segue l, 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 la propria missione. Assolutamente niente. Il problema è che qui leggendo il libro si capisce bene è che nel corso degli anni il furbo di Mazzini, che poi in un punto se volete ve lo leggo, fu lui a Immaginare queste sovrastrutture per manipolare e controllare le massonerie, capite quello che è successo? Ed è grazie alla, al suo genio perché Mazzini era un genio per certi aspetti, però era anche, era, era, era anche un genio del male perché naturalmente, così facendo, ha messo tutte le massonerie di varie ordini e tipi, non ha importanza se si parla. Di una massoneria ehm, diciamo del, del rito scozzese uh, o, o l'altra massoneria di cui non si parla mai che fa capo praticamente cavalieri templari e più è più un po più cattolica diciamo così no non ha importanza sembra che questi eh, 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 consigli supremi siano ancora esistenti dico sembra perché come sappiamo cristiano Dobbiamo sempre usare il condizionale finché non siamo assolutamente certi che una cosa è vera, reale e provata. Eh, bisognerebbe sempre, secondo me, un autore, un ricercatore serio dovrebbe sempre usare il condizionale. Fermo qui. Guarda, e vorrei fare proprio una nota su questo che tu hai appena detto, quindi a valorare quello che tu hai detto. Allora, proprio mh, che non critichiamo nessuno, né Massoneria o altri movimenti o cose proprio per il fatto che se sono di natura positiva, che fanno del bene per il popolo, allora benvengono vari tipi o sfumature di, di ideologie, ma purtroppo vediamo che nella maggior parte dei casi queste, queste cose sono negative, quindi sì, come hai detto tu, sarebbe anche buono appoggiare determinate cose, ma finché facciano del bene, ma qui vediamo che allo stato d'oggi fanno solo del male come io dissi sempre a tanti amici guardi un giorno voterò anche comunista ma se diventerà il vero socialismo per il popolo non quello che è stato eh, fino ad oggi nel senso no? quando tu farai del bene per il popolo e farai delle cose compiute per il popolo allora io abbraccerò anche la tua idea quindi era per avvalorare quello che dici te poi vorrei fare una nota due righe prima di quello che hai letto c'è scritto nel 1801 l'ebrei Issalong Portò uno stato di Bafometto a Charleston nella Carolina del Sud. Allora vorrei far notare una cosa: che, eh, qualche tempo fa fu portata anche a Roma. Se non mi ricordo l'anno scorso o due anni fa, messa al Colosseo. Quindi non vorrei che ci fosse qualche simile, no 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 no, 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 no. no Non era il Bafometto, era Bal la statua di Bal ah, Ok, allora ero ora... eh, un'altra un cosa: un'altra cosa, ma no, peraltro, me... comunque, nel libro eh, a un certo punto forse non so nella versione tua, però poi a un certo punto io uh, parlo proprio del, del discorso del Colosseo di Bale, poi faccio il collegamento un po' storico. No, no, il, il baffometto, non so se ce l'ho qui adesso il baffometto, vediamo un po', ecco. se sì, sì, ce l'ho te lo faccio vedere. Te lo faccio vedere, eccolo qui il baffometto, lo vedete? Lo vedi? Sì. Ecco, questo è considerato il baffometto. Allora, preciso, oh, fa, colgo questa occasione no? per dirvi questo. Una delle cose più intriganti che forse ho capito, forse, forse, questi livelli come chiaramente asserisce eh, eh, Albert Pike in moral and dogma. Il loro vero Dio è Lucifero, ne abbiamo forse anche un po' parlato precedentemente, è Lucifero, non è l'Adonai donai Yahweh della Bibbia, per capirci. E questa è una cosa che mi ha molto incuriosito. Però attenzione, il Lucifero che intendono loro non ha niente a che fare con Satana, che invece sarebbe il baffometto. Perché ricordiamoci che tutta la filosofia... Eh, possiamo dirla, massonica, eh, prevede sempre i contrapposti, bianco e nero, la scacchiera, no? Che loro hanno la scacchiera col bianco e nero, è tipica, no? La tipica scacchiera massonica, eh, eh, la luna e il sole, eh, Lucifero e Baphomet. Poi, poi, come sempre accade, eh, un... Un altro aspetto che mi ha molto oh, incuriosito è quello legato alla magia. Mentre esistono, oh, esistono dei maghi, no, chiamiamoli così, magus si chiamano, eh, in, in collegati alla magia bianca, quindi sono, diciamo, maghi no? che fanno invocazioni positive, chiamiamole così, un po' la stessa cosa quando si va in chiesa no? e noi si fa un'invocazione. Esistono però anche dei maghi che fanno delle invocazioni utilizzando famosi simboli sono vari simboli che possono utilizzare invocazioni negative. Allora mettiamo allora diciamo che mentre i primi eh, invocano al, al, al dio che porta la luce, la luce rappresenta la conoscenza, l'agnosi. Ricordiamoci sempre bene: questo qui: i maghi neri fanno delle invocazioni diciamo sul bafometto e su altre immagini considerate di magia nera per avvocare a sé delle energie, non necessariamente per fare del male, attenzione, ma per avvocare a, a se stessi delle energie. Però poi di questo se ne, se ne parlerà successivamente, una cosa che volevo far notare sul baffometto è che sul destro ha scritto scritto diciamo scritto, eh, solve e su quello sinistro c'è scritto coagula. P solve coagula vuol dire sciogli e poi come si dice in italiano? Uh, rimetti tutto insieme. Che questo, se si va a vedere, è un pochino in linea con la filosofia del motto Ordo app caos devi distruggere prima di ricostruire. Quindi loro hanno tutto questo processo, vedi anche qui, no? Distruzione per poi ricreare che cosa? Il mondo loro, la grande opera, il mondo che loro hanno visualizzato per centinaia di anni pro pro probabilmente, e che la crisi del COVID con questa pandemia... Eh, ne rappresenta la prima fase, quindi noi in un certo senso siamo anche molto fortunati perché, nella disgrazia di quello che ci sta accadendo e che non capiamo in linea di massima, la maggior parte delle persone è come un po' persa perché non capisce quello che sta succedendo. Siamo, in un certo senso, fortunati perché noi vedremo se, se, se Dio ci assiste ancora un po' per i prossimi, forse 5, 10 anni, 20 anni il cambiamento sotto i nostri occhi, sperando che alla fin fine il Dio del bene cristiano prevalga, perché non si sa, non è mica detto, no? Che debbano vincere per forza, che sia il Bafometto che la spunta sul vero Dio, chiamatelo Lucifero, chiamatelo Adonai, non ha nessun importanza Speriamo, vediamo che anche queste cose sono cicliche, no? le varie guerre precedenti. Vediamo che sempre c'è stato un caos, un poi una ricostruzione positiva e poi di nuovo un caos. Quindi vediamo che loro ciclicamente hanno provato a installare queste, questo ordine. Mh, ma un po' possiamo fare una riflessione che non gli è andata bene in passato, quindi loro ci stanno continuamente riprovando, penso almeno di quello che un po' ho ragionato io. Diciamo, anche perché tu mi hai. Okay. Mi ha dato tu spunto di fare questa riflessione perché una volta avevi detto, adesso non mi ricordo, mi pare proprio con Sant'Ignazio e lo con i Gesuiti, che loro volevano riprendersi quello che era stato perduto. Quindi vediamo che loro ritentano nuovamente di prendersi quello che loro avevano creato. Almeno il mio pensiero poi eh, non dico che sia così. Diciamo. E sono vari tentativi nel, nel ciclo dei secoli che loro riprovano a fare quello che hanno nel loro piano. Sentiamo passare alla prossima domanda, se ci vuoi parlare dell'incontro del 1945 a Washington DC. Allora, se si parla, fammi vedere così mi aiuto con le immagini anche per chi ci ascolta. Ecco, ecco. Allora, uh, come sappiamo, in quel periodo siamo alla fine della guerra, no? C'è stato l'incontro di Alta e, e Alta, i, i tre grandi. Churchill, eh, Stalin e chi era quell'altro Roosevelt si sono incontrati e secondo l'istoria è lì che dovrebbero poi aver deciso eh, come dividere il mondo in base a quali criteri politici chi aveva vinto, chi aveva perso eccetera eccetera. In effetti, Mister Fagan nella sua testimonianza dice che di aver visto un filmato segreto di un incontro in cui hanno partecipato i soggetti che vedete qui quindi abbiamo sulla sinistra in alto Stalin poi abbiamo Frank Delano Roosevelt poi abbiamo Algeris che è stato un comunista dichiarato poi fondatore del del del, del delle Nazioni Unite uno dei fondatori quello che ha scritto la Costituzione delle Nazioni Unite che è identica alla Costituzione russa dicono non, non ci hanno avuto ancora modo di, di controllare ma che poi è stato infatti imprigionato e conosciuto come anche lui comunista e poi c'è stato c'è in basso a sinistra vedete Harry Hopin, Hopkins e poi ci sono due politici Vichinsky e Mihail, Mihailovich che sono due politici russi. dice loro dice che praticamente, e il mister Fegan dice che praticamente l'incontro vero e importante dove hanno deciso veramente le cose, è stato questo qui. Non è stato quello di Alta. E questo lo presento anch'io, credo, per la prima volta in Italia. Non, non, mai, queste cose qui che vi dico io, che sappia io, non ne è mai parlato nessuno in Italia. Poi vediamo che nell'incontro degli alta è stato un po' per ridisegnare la geopolitica, no? Sì, però le cose importanti si sono decise lui, qui, secondo uh, secondo. Perché la politica, deve capire che la politica, cioè i politici che noi vediamo importanti, non sono al top, non sono mica al top. Pure personaggi importantissimi, sicuramente, di peso come Churchill come Stalin, esattamente, ci mancherebbe. Eh, non, non, erano, non sono stati loro che hanno deciso le cose importanti, vorrei che passasse questo messaggio. Loro sono, secondo Mallins, loro sono al secondo se non a un terzo livello, capisci? Quindi le, le decisioni importanti non le... Non sono loro che decidono di fare le guerre, loro firmano la legge, ma non la decidono mica loro di fare una guerra o meno, la decidono eh, altri. Ne hai parlato abbondantemente, no? ne hai parlato abbondantemente di qual è la natura di chi comanda da dietro le file nelle tre corone. Esatto, diciamo. es 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 bravo. bravo. Ecco, quindi, e, e questo qui probabilmente, probabilmente perché è una, è, è una sua testimonianza, eh. immagino che sia in buona fede però magari ce ne sono state anche tanti altri di incontri come questo e lui non lo sa sicuramente senti poi nei video che tu hai fatto precedentemente con Ubaldo con seguito, che purtroppo non ho avuto ancora il tempo che sono arretrato con le letture quindi non ho letto appieno tutta la, la tua opera hai fatto un accenno alla collusione insomma con i comunisti sovietici se ci puoi dire di quale natura e dire qualcosa su, su chi è implicato in questa situazione mi puoi precisare un pochino meglio la domanda? È un pochino troppo generica. Cioè, vuoi sapere i rapporti tra, tra gli tra Illuminati e il comunismo? Questa è la domanda. Illuminati e membri del, diciamo, dello Stato americano e la collusione con la Russia sovietica? cioè certo. i personaggi che sono comunque allora, d'accordo, diciamo, fra America e Russia? Allora. allora. Allora, intanto ti leggo un estratto che ho, ho, ho riprodotto nel capitolo 4, presente nel capitolo 2, molto importante, che anche questo mi ha fatto molto riflettere. Questa è una dichiarazione che è stata fatta durante uno di, probabilmente, uno di, uno di questi appuntamenti importantissimi che le gerarchie e le altre gerarchie hanno. Uh, circa ogni 20 anni da quello capito io, nel quale decidono proprio il programma da portare avanti nei 20 anni successivi. A un certo punto, un certo punto nel protocolli di Toronto si legge, possiamo quindi annunciare ciò che è stato tanto auspicato dalle nostre passate creazioni, il comunismo che profetizzava una rivoluzione mondiale messa in atto da tutti i respinti della terra e il nazismo. Con cui avevamo annunciato un nuovo ordine mondiale per mille anni. Ora quello che parla uno dice: Ma come è, com è possibile che è questo qui? Cosa dice? Comuni mette tutto insieme comunismo con nazismo, non sono cose completamente distinte, no? Uno è l'estrema sinistra e l'altro è l'estrema destra. Quindi un po' di buonsenso uno dovrebbe dire, Ma, ma sono cose completamente scollegate. Ecco, Mister Fega spiega che invece sia il comunismo. Che il nazismo, in un certo senso, sono, state, sono stati due fenomeni politici scritti e definiti a tavolino dal, dallo stesso gruppo degli illuminati che avevamo visto prima, in particolare americani, ma non solo, finanziati dai rocciai. Ecco, questo è quello che sostanzialmente si dice. Vogliamo una conferma? La conferma è data dal fatto che quando si va a ben vedere sia la rivoluzione comunista e poi successivamente il comunismo, con tutte le varie rivoluzioni che ci sono state anche nel mondo piccole, perché ora non se ne parla, ma moltissimi paesi no, sono stati sconquassati da rivoluzioni, sia tutto il... Il movimento politico in germania conosciuto come nazifascismo sono stati finanziati dagli stessi banchieri allora anche cioè, i soldi i soldi anche, anche allo stesso mussolini i soldi le, le hanno dati bene o male gli stessi banchieri tenete presente che i banchieri a livello mondiale quando rothschild è diventato il numero uno al mondo quindi parliamo secondo me ti posso dare anche una data precisa che è nel libro 1800 mi sembra 28 quando eh, il gruppo il gruppo Rothschild, è diventato il gestore del patrimonio del vaticano Eh? anche questo non c'è quasi scritto in nessun libro di storia data fondamentale invece da capire per capire certe cose, ecco da quel momento lì, secondo me, in poi, bene o male la politica. È stata delineata da, da Rothschild che ricordiamoci aveva già so, sotto controllo mezza Inghilterra, per non dire quasi tutta l'Inghilterra. Aveva un gruppo fortissimo in Francia. Erano evidentemente già presenti attraverso i Barbo Shift in Germania. Eh, erano presenti anche in America. Quindi erano loro che, bene o male, decidevano già tutte le sorti. E poi, adesso ti leggo un'altra dichiarazione, a pagina 15. Dice, all'inizio del 1850 gli illuminati ebbero un incontro segreto a New York in cui intervenne un illuminato britannico di nome Wright. Ai presenti fu detto che gli illuminati si, trovava, si stavano organizzando per unire gruppi nichilisti e atei con tutti gli altri gruppi sov sovversivi in un gruppo internazionale e dai cui adepti in seguito si sarebbero chiamati comunisti, cui adetti sarebbero chiamati comunisti. Fu allora che nacque la parola comunista, intesa come arma suprema e spaventosa per terrorizzare il mondo intero. Il comunismo doveva essere usato per consentire agli illuminati di fomentare guerre e rivoluzioni. Posso farti una nota qua che proprio questi giorni riflettevo su questa cosa. Che le fa tenere proprio in mente perché ultimamente insomma, ti ho detto che sto facendo cioè, sto seguendo dei documentari sull'Indocina guerra in Indocina, Iraq, Iran insomma ho trovato degli ottimi documentari che tra l'altro sono stati divulgati dal canale Youtube Studio del Bianco e praticamente oh, oh, vedendo tutti questi documentari mi è andata poi mi si è accesa un po' la lampadina poi è sempre un mio pensiero, non so se è andata così che mh, il comunismo sovietico, comunque l'Unione Sovietica, fra le tante altre cose di cui è stata utilizzata, e sappiamo poi come e i perché. Penso che eh, la, la funzione principale sia stata proprio quella di fornire armi a tutti questi paesi che hanno con, dopo il 45, hanno combattuto contro l'America. Perché vediamo che gli armamenti dei paesi belligeranti contro gli Stati Uniti sono di sempre di fabbricazione sovietica. Quindi, secondo me, proprio una delle funzioni importanti dell'Unione Sovietica è stata fornire armi per belligerare contro gli Stati Uniti. Ma architettato perché poi sappiamo bene che le materie prime venivano dagli Stati Uniti finanziamenti e tutto quanto quindi penso che sia una nota notevole anche questo qua che tu hai appena letto che porta a conferma diciamo al mio pensiero che è stato proprio quello per poter fare queste guerre diciamo se non c'erano queste armi non, non potevano figurare loro che davano le armi americane quindi che tu vedi in foto magari in tv vedi proprio un'arma americana quindi doveva essere la controparte no? che finanziava e dava sempre armi in Iraq, in Iraq, in Indocina, dove sia stato, insomma, le, in quelle più importanti. Ok, allora passerei alla prossima domanda, ehm, che poi vorrei una tua opinione. Non è una domanda, vorrei sapere se secondo te potrebbe essersi dietro i cinesi a questo governo mondiale, nello stato attuale delle cose, cioè che potrebbe partire dalla Cina, diciamo, l'input? Assolutamente no. Okay. Noi dobbiamo, dobbiamo fare questo sforzo, che non è facile eh, da farsi, seco secondo quello che ho capito io, dimenticarci le nazioni come nazione, cioè la nazione eh, che fa guerra a un'altra nazione, una nazione eh, cattiva, in questo caso no, naturalmente la Cina, non a caso... Questo virus è partito dalla Cina, ma dovete capire che questi sono tutti giochi politici, tutte cose per, per creare il nemico, perché loro devono creare il cattivo, no? Perché se no, loro come poi fanno, come fanno a presentarsi come buoni? L'Occidente è il buono sempre sfruttato tutte le energie del terzo mondo però noi siamo buoni <ride> non abbiamo niente dietro noi siamo buoni abbiamo fatto guerra e mosso guerra a tutti però noi siamo quelli buoni siamo avanti con, con questo, questa demagogia completa qua e la gente ci crede la gente ci crede io lo vedevo dai, dai post che mettono su facebook tutte cose che dovrebbe uno un minimo del, dovrebbe capirle invece purtroppo la gente si ferma a quello che vede senza vedere, oltre, ma guarda, ho fatto proprio un post che era ieri, si sì, proprio sulla guerra del Golfo, ho fatto notare questo che tu hai detto: diciamo, muovono sempre come paladini dell'Occidente, tutti i loro atti criminali li giustificano sempre, però un di concreto il nemico non, non ha quei crimini che hanno compiuto, quindi poi vediamo che però loro giustificano sempre i loro crimini all'ombra della democrazia uccidono civili, bombe intelligenti che intelligenti insomma, c'erano sempre in mezzi civili, però lo giustificano sempre come un atto eh, di salvezza del mondo. Comunque, lasciamo perdere, diciamo, cascano sempre in piedi. Quindi, quindi vi dicevo che eh, ehm, sicuramente in questo periodo, cioè nel periodo in cui loro, secondo me, agli alti alti livelli... Eh, hanno messo a punto uh, l'inizio del, del nuovo ordine mondiale. Oh, fa, tenato, tenete presente che si parla molto di grande resetta, mi fa schiantare da ridere questi termini. Il reset, il nuovo ordine mondiale, non te le termini adesso che confondono le idee e basta. Poi c'è un reset finanziario che non sarà un reset finanziario, ma coinvolgerà l'economia, la moneta. Eh, eh, la popolazione lo stile di vita sarà un po' un, un, un reset che poi il, no il nuovo ordine mondiale. Allora dobbiamo usare fare lo sforzo di capire che non, i cattivi non sono tutti da una parte, i buoni non sono tutti dall'altra. Agli alti livelli in questo momento, qui, loro, secondo me, hanno fatto un patto. L'hanno fatto tanti anni fa, ci lavorano, lavorano da anni e anni e anni per tenere tutti insieme, per metterli tutti insieme. E questo si evince nel capitolo 3, quando eminentissimi personaggi di tutti ordini e tipi inneggiano quasi al nuovo ordine mondiale. Ne sono consapevoli, ne parlano favorevolmente, ne vuono, vogliono se partecipi. Ecco, se no avrebbero parlato in maniera negativa, invece non troverai mai un leader che ti dice una cosa negativa contro il nuovo ordine mondiale, anche perché se poi anche perché se lo fa gli finisce la carriera immediatamente. Quindi per darti la risposta, eh dietro alla Cina ci sono le stesse forze che hanno mosso per esempio e creato gli Stati Uniti d'America. E eh, prima c'è stato il secolo americano e hanno fatto un sacco di soldi in America. Poi hanno capito che gli americani sarebbero tra, di lì a poco eh, eh, stati, stati scannati, spolpati. Ora non voglio aprire il discorso sull'America, se no qui non si finisce più. Ma il sistema americano è un sistema molto diverso, funziona in maniera molto diversa da quello che si pensano. Io ci ho vissuto, ve lo posso dire. Tutti quelli che parlano dell'America, dovete capire, in linea di massima non parlano l'inglese, non hanno vissuto più di un anno o due in America e non hanno capito assolutamente niente, non, sono, non dovrebbero nemmeno parlare, non dovrebbero aver nemmeno essere autorizzati. Guardate io sono un liberale, eh, a mente aperta.net, però non hanno la competenza di capire niente. C'è anche un famosissimo documentarista, non faccio il nome per riguardo, che ogni tanto dice cose sull'America che, sono, che hanno non, non hanno completamente senso. Lui magari ha vissuto da parte opposta, dove gli stili di vita sono un po' diversi. Io ho vissuto a New York e allora se, 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 se riesce a campare a New York per 21 anni, eh, vuol dire che qualcosa è messo insieme nella vita. Quindi dimentichiamoci i buoni e i cattivi. Agli alti livelli, in questo momento portano avanti tutti di comune accordo litigano sempre quasi tutti i giorni però in linea di massima poi sì c'è qualcuno che dice si fa così e si fa così è vero in Cina hanno un piano ordine mondiale diverso che per certi aspetti è già molto più avanzato che da noi perché perché la mentalità cinese è diversa dalla mentalità europea, dalla mentalità americana in cui noi siamo liberi, si fa poi che ci vuole, sì, poi dopo ci devono costringere a fare il vaccino, capito? Se no, mica si farebbe questo stracchino qua. In Cina, se il governo dice e vi vacciniamo tutti, stanno tutti zitti, non dicono niente, sono tutti in fila, buoni buoni, sia che siano ricchi, sia che siano poveri, poi di niente. Quindi non pensi che neanche possa essere un futuro gestore, diciamo, da dietro le quinte, diciamo, che ci mette la faccia a gestire questa situazione. Perché insomma, vediamo che comunque ci, si stanno accaparrando a livello geopolitico molte situazioni la Cina. Quindi, magari, io pensavo anche che magari poteva essere quello che ci metteva la faccia con questo, diciamo, ordine mondiale, che poi gestiva un po' come testa di legno, diciamo, quello che verrà. Un'ipotesi, ma che poi che, che, che utilizzino la Cina per far scoppiare la terza guerra mondiale è possibilissimo. Perché no? Io, io, io lo, lo, lo ipotizzo no? alla fine, nelle conclusioni. Perché, secondo quello che dice eh, le, famo le famose lettere tra Mazzini Mass e Pike, se sono vere, perché non c'è assolutamente certezza, loro hanno ipotizzato una prima guerra mondiale, una seconda e una terza. E per quello poi che è successo, effettivamente è successo quel come l'avevano previsto loro. Ora non so se anche loro avevano la palla di cristallo, fossero siano state profezie, queste non lo so. La terza guerra mondiale ci dovrebbe essere, eh? Eh, eh, stiamo attenti perché eh, c'è anche un discorso numerologico da fare e quando, come, come ho detto in passato, Uh, ho fatto questo lavoro, quando si capisce l'importanza dei segni e dei numeri, allora ti si apre un mondo completamente nuovo che non conoscevi. Pensavi di aver capito quasi tutto, ma no, non avevo capito quasi niente. Quindi il numero perfetto per loro è il 3, non è il 2. Loro non lasceranno mai un sospeso una cosa così importante, a meno che non considerino la terza guerra mondiale quella che stanno portando avanti adesso con la pandemia perché tanti risultati in termini di perdite umane saranno sicuramente anche superiori rispetto a una terza guerra mondiale capito che ti voglio dire eh sì. può darsi che loro abbiano stato con questa però c'è il grosso limite che non sarebbero soddisfatti in questo caso Uh, eh, i, i, i requisiti presentati nella, nel, 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 nella, nel nello scambio di lettere eh, tra Pike e Mazzini, nelle quali invece si, ipotiz si ipotizza uno scontro tra, mh, mh, tra, tra cristianesimo e comunità musulmane. Alla fine di questo scontro, nel quale naturalmente tutti si scanneranno, Um, ci, nel momento in cui tutte le nazioni, appunto, saranno anche um, distrutte, ci sarà, sai, le guerre creano sempre no, una situazione di invocazione di, 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 di per la pace. La pace è stata un po' anche quella che ha portato alla creazione delle Nazioni Unite: no? le guerre si fanno anche, anche per quello, perché poi si vogliono la pace, allora va bene, vi diamo la pace, ve la diamo alle nostre condizioni. Ecco ci dovrebbe essere la uh, proclamazione del nuovo ordine mondiale però secondo me anche loro non hanno proprio un'agenda capito già definita precisa ci hanno un piano A secondo me ci hanno un piano B anche un piano C con tutte le varie variabili capito anche nel tempo perché evidentemente devono anche un po attenti a andare per gradi ecco. Assolutamente d'accordo. Senti, passerei alla prossima domanda. Allora, tu, sempre nel primo video che hai fatto con il nostro amico Ubaldo, accennavi che nelle lobby e nel CFR cambiano spesso i nomi e vediamo che i nomi originali sono sempre di origine ebraica. Ci puoi dire qualcosa a riguardo o farci dei nomi esatti? Sì, sì, no, sì, no non c'è nessun problema. Io ho vissuto in una comunità ebraica per 21 anni e che la maggior parte della, delle persone che vivevano a Green Eck, anche, anche oggi ho fatto una ricerca vedete che il 70% sono ebrei. Ci hanno degli aspetti positivi che apprezzo e degli altri negativi che detesto. Però purtroppo eh, questo succede anche con i cristiani. Eh, non cioè, è che... Non colpevoli cioè, non, non, colpevol eh, non colpevoliamo. Succede, succede anche... Esatto. esatto, esatto. Allora, dunque, eh, diciamo questo. Eh, eh, qual è la domanda? Ehm, nelle lobby il CFR cambiano i nomi e vediamo che i nomi originali sono sempre di origine Ah, presega. sì, sì, sì. Diciamo sì, sì, connessione, sì, sì, diciamo sì, 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 sì. Questa... Allora, allora per, perdonate. Sì, allora, dunque la risposta è questa. Non c'è dubbio che eh, a causa anche di problemi storici eh, essendo sostanzialmente due gatti, gli ebrei che non sono un, 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 un gruppo così omogeneo come si possa pensare, tutt'altro, leggetevi attentamente il pentagramma segreto e capite tante cose, tutt'altro, però alla fin fine si danno una mano perché adesso c'è stato creato Israele e tutti i, 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 i cittadini americani che vivono anche nella zona mia, loro ogni anno, vivevano nella zona mia perché ora mi sono spostato in Tanzania, loro ogni anno dovevano andare in Israele. Come, come il musulmano che deve andare alla mecca una cosa di questo tipo la stessa cosa e questo si capisce no si capisce perché almeno adesso hanno una, una, una terra una terra loro come riferimento anche eh, eh, di tradizioni di cultura di provenienza e va bene così però non è detto che perché i, i, i quelli che si vedono alla televisione ovviamente loro so sono presenti nei media nelle tv americane sono anchorman sono giornalisti importanti a hollywood sono loro in linea di massima che gestiscono attenti bene a quello che vi dico gestiscono sono gli amministratori sono ottimi amministratori perché loro sono persone intelligenti e qualificate poi magari sono degli, scusatemi eh, degli avvocati stronzi, eh, ne ho incontrati tanti a New York, però sono qualificati, capisci quello che ti voglio dire? Quindi loro sono preparati in quello che fanno, sono molto coi piedi per terra, sanno quello che fanno e perché lo fanno. Non sono come gli americani che sono in generale, sono un po' dei farfalloni, li puoi anche raccontare tutto e loro ci credono. No, gli ebrei non sono così assolutamente... Sono una... Allora, cosa è successo nel corso degli anni? È successo che sono stati, tra virgolette, selezionati proprio in relazione alle proprie caratteristiche, alle proprie qualità per eh, gestire le cose. Cioè, si sceglie un personaggio che eh, viene da famiglia ebraica. Uh, ha un certo curriculum, eh, sappiamo che è, è, è valido in quello che fa e lo si colloca lì perché sappiamo che dà più garanzie di un altro. Questo risulta evidente nel momento in cui si legge il capitolo 5 che ho proprio rivisto oggi, eh, nel quale a un certo punto si spiega che eh, nel corso del xii XIII secolo, gli ebrei furono selezionati e, e scelti dal Vaticano eh, in quanto oh, dovevano andare a rischio esattori delle tasse, come esattori delle tasse. Ora, perché il Vaticano deve aver fatto una cosa di questo tipo? Molto semplice. Secondo la Bibbia, eh, gli, tutto quello che riguarda gli interessi, in, parzialmente le tasse, una cosa e quell'altra, no, sono cose considerate peccati, illegali, no? Come sappiamo nella Bibbia l'usura è considerata un peccato. Allora cosa facevano loro? Loro delegavano tutto agli ebrei, lo facevano fare a loro. Capito? Quindi gli ebrei magari tante volte venivano <ride> stramazzati perché, capito, erano capito? And, Andavano and, 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 and a riscuotere sostanzialmente tasse, debiti, una cosa di questo fatto un po'... Un po tipo Ponzio Pilato, se ne lavano le mani nel corso degli anni cosa è successo? Che questi hanno fatto talmente tanti soldi che hanno cominciato a bussare al Vaticano a, avere, a chiedere sempre più cose, a avere sempre più potere a ottenere sempre più, fino a che eh, è venuto fuori, sicuramente posso dire, il genio dei rocciai che. È stato un disgraziato <ride> in certe situazioni per quello che ha fatto, che sono ormai conosciute a, tutte, a tutti. Però, grazie anche a, anche a questa posizione di privilegio che aveva col clero, col, scusate, col Vaticano, soprattutto nel momento in cui. E il suo gruppo è, è diventato sostanzialmente il gestore dei tesori e del tesoro, quindi anche del, del, della moneta, della gestione del patrimonio dell'asset del Vaticano. Voi capite bene che a quel punto lì si è creato, secondo me, una sorta di partnership che è partita in quel momento e che, che, che con, continua tutt'oggi. Non okay. so se ti ho dato la risposta. Sì, no. assolutamente. Senti sempre la tua opera di questo capitolo. Ehm, tu parli che tutte le date che noi festeggiamo sono le ricorrenze loro specifiche. Se ci può dare qualche dettaglio al riguardo, diciamo date che noi festeggiamo normalmente, diciamo tipo il 25 aprile o altre cose del genere, in teoria, no, in teoria, in pratica, sono loro ricorrenze specifiche. Loro di chi scusa? Gli illuminati in generale, o massoneria? Ah, sì, 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 gli sì, sì. illuminati sì, non degli ebrei, gli ebrei seguono tutto un discorso diverso anche dal punto di vista del calendario, no? Sapete. Allora, diciamo così: eh, la cosa più eclatante che ho scoperto è che il primo maggio, che io conoscevo e tutti conosciamo come festa dei lavoratori, in effetti è il giorno in cui Mr. Weissaup eh, ha fondato gli Illuminati in Baviera. Quindi, quando si festeggia e si fa la ricorrenza del primo maggio, ci hanno praticamente fregato, no? eh, perché il, quello che veramente loro vogliono ricordare non è. La festa dei lavoratori, anzi, in questo caso, sfruttano l'immagine dei lavoratori ehm, a proprio vantaggio, ecco, loro si divertono a fare anche cosine di questo tipo. L'altra cosa importante, molto importante, che secondo come data che è venuta fuori, è quella del 25 di dicembre, perché dobbiamo sapere che, secondo questo studio che ho fatto io, che in passato, naturalmente parliamo probabilmente di 3, 4, 5 mila anni fa, ma forse anche 2 anni fa e forse ancora oggi in certi ambienti, eh, 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 il vero Dio, il vero e unico Dio è il Sole. È il Sole. Il 25 eh, di dicembre si sì, festeggiava eh, la festività del Sole, e che evidentemente era considerato una cosa sacra, quasi quasi come un dio, perché senza sole non ci sarebbe stato raccolto, non ci sarebbe stata mietitura, non ci sarebbe stato pane o comunque qualsiasi cosa. Tutto avevano capito che tutto ruotava intorno al sole, all'energia elettromagnetica e non a caso. Eh, quando poi si va a vedere il significato delle parole e tutta questa situazione, tutta questa orografia e tutto il mondo festeggiava questa, questa festa, capisci? Festeggiavano tutto il mondo, non è che fosse soltanto una cosa italiana, eh, scusate, europea, diciamo, ruidi, eh, no? in, in, in Gran Bretagna, no, no, sembra che sia proprio una cosa... E poi naturalmente, cosa succede? Il sole è la luce, no? Il sole è la luce, quindi è, 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 è Lucifero. Quando, quando loro inneggiano, o venerano Lucifero, sostanzialmente inneggiano al sole, a mio avviso. Infatti, il sole, se voi notate, è molto rappresentato, è nel marchio del logo di, dei, dei Gesuiti è stato utilizzato tantissime volte nei loghi, negli emblemi dei partiti politici, non a caso, e insomma ci si ha una storiografia infinita, eh, proprio per, per, per questa ragione. Quindi per darti la risposta a quello che si diceva sul... quello che si diceva sul se si diceva cristiano del, scusate sono un po' stanco le date eh, che noi festeggiamo sì, ah sì delle date delle date hanno scelto il 25 aprile eh, come, eh, come ricorrenza eh, in, in senso metaforico creando la figura di di, di Gesù Cristo cioè Gesù è, l, è, l, è, l, è la metafora è, è, è una figura metaforica creata eh, e portata in terra no? portata in terra cioè fatta fatta concreta in terra e fatta guarda caso nascere il, il 25 di, di dicembre eh, giorno in cui si commemorava guarda caso la festa del sole quindi c'è sempre un una, una, un, un collegamento su queste cose, però bisogna fare un tutto, un lungo lavoro di ricerca che evidentemente le persone normali non hanno voglia di fare, io l'ho fatto per divertimento, però esiste un solo vero Dio, e non ha importanza poi come viene chiamato, come, come viene chiamato nel corso de dei secoli, negli anni. No? Io lo spiego a un certo punto nel libro l'unica vera data è quella del sole ed eventualmente quella della luna perché teniamo sempre presente che il dualismo è sempre presente in, in tutte le scuole in tutte le culture argomenta... ci, sono altre, ci sono altre date però queste sono le due più importanti certo assolutamente no, questa tua spiegazione se ne, parla, se ne parlava anche in un vecchio documentario degli anni fini anni 90 se non ricordo male 96-98 sì era un documentario fatto dalla Z-Text tedesca, adesso non ricordo come, come si pronuncia, che parlava proprio della religione, come in teoria funzionerebbe, era molto dettagliato. Poi magari lo metteremo nei link della descrizione del video. Ora, ora ti, dico, ti dico una cosa, siccome hai menzionato, aspetta, ti interrompo, hai menzionato le religioni. Ora ti dico un'altra cosa, ve la butto lì così, eh, questa andrebbe naturalmente spiegata un pochino meglio, ora non voglio divagare troppo. Perché dovremmo parlare del capitolo 4. Però, parliamo del capitolo 4. Però tutte le religioni, quello ho capito io, tutte le religioni, sono state create da ordini iniziatici. La stessa religione cattolica deriva generalmente parlando, tutti gli, gli esperti, anche lo stesso Mauro Villino, si sa, deriva da, dal culto di Mitra. Ma il culto di Mitra non era una divinità di quelle si pensa, una divinità come può essere Minerva, come può essere Poseidone, come può essere... No, 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 no. Era un ordine iniziatico di provenienza dall'Iran. Quando poi si è, è creato, e poi è andato naturalmente, il percorso è quasi sempre questo. i, i eh, Babilonia, prima Cina, eh? Cina, parte tutta la Cina, eh? pensate che loro sono 5.000 anni avanti a noi in queste cose, eh? bene, metterselo in testa. India, nella forma più moderna, appunto, Babilonia, Egitto, Grecia, Roma: il percorso grosso modo è sempre stato questo. Quindi io ora non voglio dire un'eresia perché. Eh, mi rendo conto che eh, toccare il Corano ai musulmani, eh, per carità di Dio, non voglio offendere la sensibilità di nessuno e non voglio farlo. Io parlo in questo, coso, in questo caso dal punto di vista delle mie ricerche, ma sono abbastanza convinto che anche eh, eh, diciamo il Corano... Eh, eh, il, il movimento musulmano, la religione musulmana deriva da una di questi ordini iniziati. Sono abbastanza sicuro di questo. Non ci ho ancora studiato, non c'è assolutamente immaginatevi, non c'è assolutamente materiale su cui lavorare. Però quasi tutti. Volete degli esempi moderni? Guardate scientologi guardate tutte le chiese moderne degli Aventisti in America, ce ne sono, sono state tutte fondate da massoni. Tutte, tutte. Lo stesso Osho era iniziato, lo stesso Osho era iniziato. Cosa credete che, che, che grande spiritualità? Aveva 97 Rolls Royce, però è considerato un guru nella spiritualità ma dammele a me queste 97 Rolls Royce te la vendo io la spiritualità te la vendo anche meglio per certi aspetti di Osho scherzo a parte e dico queste cose qui perché purtroppo per molte persone saranno difficili da digerire io le capisco ma io ragionamento aperta io devo dire le cose secondo quelle che, che capito che, che, ho, che, ho, che, ho, che ho poi scoperto io poi ognuno, ognuno le usa, se le vuole usare, le usa, se non le vuole usare rimane eh, 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 all'interno della matrix. Se ci vive bene, nella scatolina e va bene lo stesso. Non, io non mi offendo mica, non c'è nessun problema. Allora io saltarei alcune domande perché hai risposto in automatico mentre spiegavi altre cose, quindi passerei a questa domanda, ehm, se ci puoi spiegare come loro tengono sotto ricatto i politici, che ne hai parlato abbondantemente nella puntata con Ubaldo. Allora, c'è nel libro, l'hai letto, no? Sì. C'è nel libro. Beh, i politici fanno, fanno così, Ora non lo voglio leggere, tante note. Eh, il politico viene così, allora, quando uno... quello che dice Mr. Fagan, eh? Dice lui: ma immagino che sia abbastanza semplice capirlo. Dunque, uno decide di entrare in politica per diverse ragioni, frequenta certi ambienti, gli propongono no, di fare un, di diventare presidente del Rotary come hanno fatto a me quando sono entrato nel Rotary, ho fatto il presidente, e poi esce, capisce che gli piace fare politica. No? La Politica è una cosa naturale. A me io non la farei mai, però c'è tante persone che gli piace parlare. Eh faccio fare politica allora a quel punto loro ti selezionano e ti aiutano a fare carriera no questo è normale che sia così perché da solo non faresti mai niente e quindi magari ehm, prima eh, ti fanno lavorare a, a livello comunale e poi ti fanno diventare sindaco e poi magari passi alla regione diventi presidente della regione e poi ti candidi diventi parlamentare però non è che diventi Diventi, arrivi in Parlamento perché sei bravo, sei particolarmente intelligente. Diciamo le cose come: c'è perché sei funzionale per qualcuno, quindi qualcuno ti dà qualcosa per arrivare e te poi lo devi restituire a un certo punto. Che nessuno ti dà niente per niente, eh? a parte il sottoscritto dava lì l'ebook gratis, ti ricordi in un certo periodo. Quelle, le cose gratis, tieni presente Cristiano, eh, io te lo dico da, da marketing, da persona di marketing, non hanno valore <ride> immaginati la trilogia data gratis, proprio un demente come me poteva fare una cosa del genere e ora mi dicono che costa troppo 10 do, do euro, chiedo 10 euro uno mi ha scritto ma costa troppo ha fatto un commento siamo a questo livello qui, capito? va bene, insomma, persino. poi dopo arrivi a un certo punto è... arrivi a... ecco, bravo arrivi a un certo punto e magari poi diventi un pezzo grosso, però loro a quel punto sanno tutto di te, sanno tutto di te, quindi sanno completamente tutto, sanno la tua vita coniugale, sanno uh, eh, 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 se hai fatto le corna alla moglie, che le hai fatte di sicuro perché le, le, le hai dovute fare le corna alla moglie, perché per stare con loro, loro devi andare. Devi andare con qualcuna perché poi loro ti ricattano capito ti, ti mettono in una situazione che te devi stare al gioco te devi, devi capire che devi stare al gioco se ti piace continui se non ti piace lasci e fai un'altra cosa ma se rimani all'interno di, 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 di questi gruppi naturalmente parliamo degli altri livelli diventi a un certo punto completamente ricattabile e controllabile perché possono in un momento distruggerti e quindi te rimani e Ehm, vivi per tutta la vita e questo si, si, si vince eh, da una dichiarazione che trovate sempre eh, eh, nel capitolo 3, le citazioni importanti del presidente Wilson, quando parla di questo potere oscuro, invisibile, che non si può nemmeno pronunciare. Ecco, è questa, è questa situazione che si crea per cui lui è stato eletto presidente. Bono, Bono ha fatto quello che doveva fare senza di niente e poi a un certo punto con la coda tra le gambe è andato in pensione funziona così è tutta una è cosa gestita la politica non conta praticamente niente di essere corruttibile e indagabile diciamo perché quando poi non fai più comodo soprattutto partiamo... devi essere soprattutto devi essere ricattabile sì perché Vito? quando non sei più di uso non fai più comodo in qualche modo ti devono far saltare nel senso buono in quello cattivo. Senti, io penso che stiamo un po' i tempi al limite, farei un'ultima domanda, poi riprenderemo con una seconda puntata, e, diciamo la domanda multipla, cioè che il comunismo fu creato e finanziato e arma degli illuminati e di conseguenza anche un precedente storico come i banchieri finanziarono la rivoluzione francese facendo uscire mercenari e tagliacole dalle galere, del resto come in tutti gli eventi storici usano questa tattica in modo operandi, diciamo. Beh, sì, eh, diciamo che la rivoluzione francese è stato il primo grande evento che loro hanno organizzato, no? Primo grande, considerato la prima rivoluzione eh, degli Illuministi, quella che hanno veramente organizzato loro. Sono infiltrati nelle logge massoniche a un certo punto, e grazie alle logge massoniche hanno portato avanti, cioè tutto quello che noi sappiamo della storia, c'è un punto molto importante che io dico, non so se te, te lo ricordi, perché poi a, a alcune parti sono state migliorate un attimino, no, nella seconda edizione. La prima volta non c'ho avuto tempo per approfondire. E eh, hanno utilizzato sostanzialmente eh, le loge francesi per portare avanti la rivoluzione francese. Eh, eh, e quello che ne è conseguito è stato il caos completo. Di dare, di portare una situazione di vera libertà, di benessere, di tranquillità, cosa hanno fatto? Hanno portato solo terrore e sterminio, per esempio, nei confronti dei contadini. Cioè, è, è stata un po' la stessa cosa che si è cre creata poi successivamente in Russia. Quello che è successo in Russia. Con I contadini è successo esattamente, è successo esattamente eh, anni, anni prima, decenni prima con la rivoluzione francese, non c'è stato niente di diverso. Quindi le due sono rivoluzioni comuniste. È bene che si mettano in testa questa cosa qui, questa gente. No. Anche quella a cui assistiamo oggi è una rivoluzione comunista. L'ho detto una volta, qualcuno mi ha criticato, mi dispiace. Al, al governo, chi c'è? C'è l'estrema destra, no? C'è il PD. Il PD si è messo d'accordo sotto banco da tanto tempo con Grillo. Io ho fatto una video nel 2014, Cristiano, quando uh, Grillo va, era la, la e, 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 ho detto, e, e ho detto: Ma come fate come a fate dar retta a ascoltare un comico che vi dice queste stupidaggini qua. Però purtroppo non mi ha ascoltato nessuno, ma era talmente evidente che era tutta una cosa preparata e manipolata. Bisogna essere un po' più svegli qualche volta. Siamo un po' troppo ingenui, io lo dico anche a me stesso, perché uno, io presumo che siano tutti sempre in buona fede, no? Non è ma che purtroppo Massimo va a non bisogna... che, che la gente non si va poi realmente a documentare o a ricercare le vere cose. La gente parla per partito preso o per un link hai visto, non è che va a approfondire. Anche io come a te spingo sempre. Perché oggigiorno fanno un paragone fuorviante dicendo alla nazi dittatura sanitaria? Io dico siete folli perché più chiaro di così, cioè, nonostante tu lo spieghi, ma non a livello ideologico, no? Non è una propaganda, è per fargli capire la vera natura qual è. Quali sono le vere similitudini col passato? E ciò cioè, nonostante, che tu gli metti sul piatto documenti, libri e via dicendo, continuano a dire di no. E eh, vabbè, allora signori miei, non c'è salvezza perché se non volete ragionare, far usare il cervello e continuate a fare i paragoni fuorvianti, che non c'entrano nulla, perché il nazionalsocialismo è morto nel 1945, morto e sepolto, invece un altro tipo di situazione ha continuato a vivere fino ai giorni nostri. E quello che sta tornando oggi, secondo il mio avviso e secondo tanti è un neosovietismo è eh, paragone esatto con quello che è stato come hai detto tu il comunismo e sì. la rivoluzione francese sì. appunto ti, Esattamente ho fatto la cosa. ti ho fatto appunto questa domanda multipla proprio perché la connessione fra, fra la creazione del comunismo e la rivoluzione francese perché è uguale quindi non possiamo avere i prosciutti davanti agli occhi per convinzioni personali bisogna mettere sul piatto ciò che è giusto poi ognuno si fa le proprie deduzioni finali non bisogna condannare poi altre cose che non c'entrano nulla. È come condannare un criminale eh, ipotetico che però è innocente e si continua a dargli addosso. È la stessa cosa. Eh, quindi, no, come hai detto tu, sono del PD, quindi io non vedo che fanno parte dei gruppi o comunque hanno la fascia quasi svastica o bandieri inneggianti a cosa. Sono personaggi che sappiamo di che natura sono, per chi operano e di che gruppi hanno fatto parte. Quindi io avviso sempre a questi signori fare il giusto paragone perché bisogna essere esatti su qual è la vera natura giusto no certo certamente ma no loro non, non sono stati educati eh, in maniera eh, analitica direi così non, le persone non ci guardano dentro le cose non li interessa cioè le, le ci sono molti autori, molti, anche Jordan Maxwell, che dicono che è inutile che io, io ho 40 anni che dico certe cose, ma la gente non è interessata alla verità, non le importa niente il dramma. È la stessa cosa che stiamo vivendo oggi, ma la gente va a farti questo stracchino, ma non si chiede nemmeno che cos'è, che cosa fa. Ma gli stessi medici non si chiedono nemmeno se, se questo virus esiste, esiste veramente. Fa, 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 fatelo vedere se esiste. No? Come fai a creare un vaccino se non hai la certezza del virus? Che tipo di virus è veramente certificato da diversi laboratori no? nel mondo? Non, non, nessuno c'ha questo virus qui, però anche i, gli, 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 i, i, i medici che si fanno una bella nomea sul, sulla controinformazione di youtube guarda caso tutti danno per scontato che il virus esiste quando il dipartimento della salute americana e quello canadese hanno dovuto ammettere che non ce l'hanno vedi qual è il problema questo qui e questa sì. è colpa Ma vai, vai. concludo dicendo se un attimo io lo dico nella premessa e lo ripeto anche nelle conclusioni Fate a meno della televisione, guardatela meno possibile, dedicate il tempo che avete a leggere. Guardate, vi scaricate la trilogia menteaperta.net, non vi costa niente. Fate una donazione di 10 euro, eh? che non mi ripagano nemmeno il tempo di niente. Vi leggete un capitolo, al ah, scusate, un capitolo alla settimana, in tre mesi l'avete letta. Ma vi posso garantire che vedrete il mondo da una prospettiva completamente diversa. E sapete la cosa più importante, qual è? È che vivrete meglio. Io mi fermo qui, faccio un saluto a tutti. Ok, io vi ringrazio Alla prossima, Massimo, e faremo una nuova puntata, perché ehm, diciamo, abbiamo altre domande molto ricche, che poi entreremo proprio nel tema diciamo il succo del, della tua opera del, del quarto capitolo quindi saranno domande molto importanti purtroppo oggi il tempo stringe quindi faccio la mia solita conclusione a chi ci ascolta e a chi ci ascolterà che la storia non è quella che ci hanno insegnato sui banchi di scuola i mistificatori saltimbanco di regime quindi studiate e fate le vostre ricerche incrociate perché solo così potrete arrivare a gran parte la verità ovviamente non tutta ma ci si avvicina quindi ti ringrazio Massimo se vuoi concludere dare i tuoi recapiti per contattarti, poi magari come detto all'inizio del video faremo anche una puntata sul tuo piano B Sì, allora uh, diciamo che eh, i recapiti sono il mio sito è a io accetto naturalmente donazioni se qualcuno vuol fare una donazione evidentemente come ricercatore credo che ha messo insieme qualche cosa in 20 anni me la meriterei Tenete presente che la maggior parte di coloro che vi, 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 vi intrattengono, cioè di coloro che, ai quali mandate i soldi, sono soltanto degli intrattenitori, che non citano mai nessuna fonte, mai. Però a loro li mandate i soldi e magari qualche volta mandateli anche a me. Guarda, chi li io... vuole contattare, dimmi. No, io consiglio l'acquisto della tua opera anche perché non è eccessivamente cara perché diciamo sono eh, bei mattoni soprattutto il volume 1, 2 3, e 3 i prezzi sono ragionevoli perché vediamo un'opera del professor Pantano che è simile e eh, diciamo costa 35 euro solo, là, solo una singola quindi tu hai fatto un lavoro enorme che è della stessa grandezza guarda le faccio ecco questa è l'opera del professor Pantano è grosso quanto un solo tuo volume. Quindi penso che la cifra che chiedi sia più che onesta. E penso che dovrebbero comprarla tutti perché è molto importante questa opera. Perché ci sono veramente tanti spunti di riflessione. Quindi non dite che, cara, ti ringrazio. È ti ringrazio e no, poi lo, lo dicono loro che, cara, senza nemmeno averla letta, aperta, senza aver mai visto un mio intervento, eh Tante volte mi è successo una volta due poi non l'ho più fatto ho detto che i, i, i tre volumi scontati erano un'offerta col 33 di sconto a 144 euro mamma mia hanno fatto tutti i commenti possibili immaginabili Perché non 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 gente che non legge niente non, non sa niente quindi fanno con me così concludo dicendo una cosa Molto importante, ogni tanto la rileggo così le cose vanno ripetute. Lo sapete, no? Funziona così. Allora, qui è una citazione di Manly P. Hall, che tanto per cambiare, è, non conosce nessuno in Italia. È uno degli attori più importanti del XX secolo. Io non l'ho mai sentito dire in Italia. Credo che anche professori universitari non sappiano, non sappiano nemmeno chi sia. Ha detto: Quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli. Un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Un saluto a tutti. Ciao Cristiano. Ciao, Massimo. Ciao massimo. Grazie. Ciao, ciao.